siamo di Cittanova, in questo di Cittanova. Siamo venuti volentieri per rappresentare il nostro biciclub, in quanto siamo sempre dalla parte della legalità e contro tutte le mafie di ogni genere. San Luca in un luogo di negatività in un presidio di legalità. In questo momento, in questo stesso istante, a Palermo, a Capaci, dei ciclisti pedofili stanno percorrendo la strada di Capaci per arrivare al braciere della memoria. Abbiamo riproposto la stessa scena con degli amici dei ciclisti della zona che si sono prestati ad essere ciclisti pedofili, a portare questa fiaccola, una fiaccola del ricordo che tra pochi minuti, 17:58, 27 anni dopo, andrà ad onorare le vittime di Capaci. Quindi io volevo ringraziare tutte le persone presenti, la comunità sanlucchese che è presente, purtroppo in piccola parte ci saremmo aspettati più partecipazione, ma dobbiamo cominciare. L'auspicio è quello di essere qua il 19 luglio e anche l'anno prossimo, a distanza di 28 anni, a commemorare Capaci, a commemorare i morti dello Stato, chi ha sacrificato la propria vita per servire questo Stato, perché noi riteniamo che vanno ricordati con onore anno dopo anno. Quindi ringrazio le istituzioni che sono qua presenti, a cominciare da qualche senatore, il senatore Enrico Montani, eccolo qua, un amico storico nostro del sindacato delle forze di polizia, addirittura arriva da Verbania, è arrivato da Verbania ad onorare questa manifestazione. Quindi grazie senatore Montani, grazie della sua partecipazione, poi le passerò un attimo il microfono per portare il suo saluto. Volevo ringraziare anche chi rappresenta come a noi lo Stato è rappresentato dagli appartenenti alle forze di polizia, è rappresentato dalla magistratura, un pezzo importante della magistratura calabrese, l'autoressa Manziti, che saluto e ringrazio, non può prendere la parola perché non sta bene con la voce,
Ma poi ci sarà una sorpresa per chi parlerà per la famiglia Manzini, perché anche questo è importantissimo. Quindi sono le 17:58 in questo istante. Prego, onoriamo i caduti di Capaci. Caduti di Capaci. Voglio ringraziare anche chi in questa competizione si trova elettorale, ormai a distanza di poche ore dalle urne, si trova dal lato opposto alla mia lista, quindi ringrazio Bruno Bartoli e la sua lista per aver accettato l'invito ed essere stati presenti questa sera a questa iniziativa, un'iniziativa che trova unilateralità, lo stesso modo di pensare, un unico denominatore. Siamo qua a ricordare, siamo qua a lanciare dei messaggi forti, a lanciare dei messaggi affinché i tristi episodi che sono verificati in questo centro diventeranno un domani solamente dei tristi episodi da ricordare. I giovani sono presenti questa sera qua, soprattutto una ragazza impegnata nell'associazionismo, un'associazione che è nella provincia di Vibo Valenza, che si chiama Condivisa e si chiama Federica. Federica, ti puoi avvicinare? Porto il saluto, porterà il saluto del presidente di Condivisa, che è un'amica storica, Elia Staropoli. Federica, grazie della tua presenza. Condivisa vuol dire con le divise. Sì, la nostra associazione è al fianco delle divise e soprattutto nei paesi e nei comuni particolarmente complessi come quello di San Luca. Per quest'oggi ci tenevamo ad essere presenti, soprattutto per mandare un messaggio importante. 27 anni fa non è morto soltanto il giudice Falcone e gli uomini della Sforza, ma è morto l'intero Stato. Questo è un messaggio che noi volevamo mandare e volevamo dire a tutti quanti che noi come associazione ci schiereremo sempre al fianco delle divise e il nostro obiettivo è quello di avvicinare più giovani possibili, perché crediamo che il futuro di questa regione, il futuro di questi comuni siano i giovani che si devono schierare al fianco delle divise. Brava Federica, noi siamo convinti che i giovani rappresentano il nostro futuro e che cambiando San Luca si può cambiare l'intera Calabria. A proposito di Calabria, c'è il nostro segretario regionale e il segretario provinciale di Reggio Calabria, ve lo presento, Rocco Pardo e Piero Gabriele. Rocco, l'iniziativa sostenuta fortemente dalla tua struttura. Sì, volevo ringraziare tutti per questa partecipazione. Purtroppo sono mancate delle persone perché per impegni istituzionali dell'ultima ora non sono potuti venire. Era un ricordo che naturalmente dovevamo a quel tragico evento che si è verificato 27 anni fa a Capaci, quell'esplosione con 500 kg di tritolo ha segnato una svolta storica. Una proposta storica perché ha svegliato le credenze, ha svegliato il coraggio, l'orgoglio dei siciliani e del popolo italiano. Ora io spero tanto che questo segnale che noi stiamo dando qui
serva anche per svegliare le coscienze di gente per bene, di gente che ha bisogno di crescere, di far rivivere questa Calabria in modo diverso e con l'orgoglio che spesso tutti noi calabresi diciamo di avere e che qualche volta forse mettiamo da parte per forse incoerenza, forse paura. Ecco, dobbiamo vincere questa paura, dobbiamo vincere questo timore, dobbiamo capire che tutti insieme possiamo fare tanto per questa Calabria. E i nostri eroi, quelli che 27 anni fa e successivamente si sono in qualche modo trovati ad affrontare con la loro capabilità, il loro impegno, il loro segno dello Stato, devono continuare ancora a vivere nei nostri cuori, nei nostri pensieri. E questo è il nostro segnale, un segnale positivo per tutti, per San Luca, per la Calabria, per l'Italia intera. Viva i nostri eroi e grazie ancora. Grazie ancora a tutti per essere intervenuti. Io vi porto il saluto del Questore di Reggio Calabria che purtroppo non è potuto venire per impegni istituzionali molto importanti, voleva esserci e mi ha detto di salutarvi tutti. Volevamo questa iniziativa, quando ci è stata proposta subito l'abbiamo accolta, perché pensiamo che il risveglio di un popolo parte anche dalle cose piccole. Piccole come la maglietta bianca. Bianco non è un colore a caso, l'abbiamo scelto perché simboleggia speranza nel futuro e fiducia nelle persone. Quindi quello che vogliamo noi con questo gesto è proprio risvegliare i cuori di tutti noi, poliziotti che prima siamo uomini, e quindi condividere con tutti quanti e anche con i cittadini di San Luca il ricordo che non deve essere mai, mai, mai sopito. Grazie ancora. Grazie a te. Volevo ricordare che questa iniziativa si svolge anche con la collaborazione di altre associazioni. Una, la Fervicredo, ci sono i rappresentanti della Fervicredo. Fervicredo sta per ferite vittime della criminalità del dovere. Il presidente di questa associazione è un poliziotto che dopo un conflitto a fuoco si trova a vivere su una sedia a rotelle dal 1995. Vive a Venezia, non è presente, ma sono presenti qua i rappresentanti che sono vittime del dovere, vedo Maria Varasco, Giovanni Mellace e gli altri colleghi Vigili del Fuoco che saluto con affetto. Grazie alla Fervicredo. Un'altra associazione locale, ci troviamo sul posto, abbiamo conosciuto un amico, Giovanni Sorbara dell'associazione ANAS, la segreteria regionale, si trova Edgardore lui. Ha voluto partecipare dal primo secondo in cui gliel'ho proposto. Grazie Gianfranco. Grazie a te Giuseppe e grazie al sindacato per aver promosso questa amministrazione che abbiamo accolto ovviamente con entusiasmo. Io sono mi onoro di essere presidente regionale di un'associazione di volontariato che svolge attività sul territorio per 165 giorni l'anno. Sono di Ardori, quindi figlio di questa terra, conosco bene, insomma, penso di conoscere bene il territorio. Qualche anno fa organizzammo anche come co-partecipatore di organizzare il primo maggio a San Luca, penso 10 anni fa, quindi questo è un territorio che si è stimolato, sono sicuro che ha delle forze positive che può far emergere. Quindi ringrazio ancora te, gli amici volontari ciclisti e tutti coloro i quali sono intervenuti in questa giornata così importante, perché è vero che la strage di Capaci avvenne in Sicilia, ma fu una strage che coinvolse, insomma, e segnò per tutta la vita probabilmente intere generazioni. Me per primo che in quegli anni mi formavo sia dal punto di vista scolastico che politico, e quindi sono momenti che mi fanno capire da che parte stare, senza ombra di dubbio. Grazie ancora, complimenti. Sì, l'importante è far capire da quale parte stare. Noi rappresentiamo lo Stato, l'ho detto prima, composto da appartenenti alle forze di polizia, la magistratura, ma la gente comune, la gente che decide di schierarsi da questa parte della barricata. C'è un limite, c'è una linea di confine che non può essere travalicata, da quella parte si trova l'antistato, la parte opposta a noi, e con gli strumenti che abbiamo andiamo a combatterla. Volevo ringraziare anche gli altri dirigenti sindacali dell'FSP, il segretario di Cosenza, di Crotone, e il vice di Catanzaro e gli altri colleghi delle rispettive segreterie provinciali, grazie a tutti. C'è anche un'altra organizzazione sindacale, un amico, Cesare Colica, il segretario provinciale del SAP di Reggio Calabria, se è presente, si avvicina per... Cesare, dove sei? Ecco. Grazie al SAP.
Niente, che dire, noi abbiamo appena concluso la settimana scorsa il Cammino della Memoria, che è un'iniziativa molto simile a questa, dove ricordiamo tutti i caduti vittime del dovere, non solo, quelli che sono vittime per mano della criminalità. Quindi io vi ringrazio per l'invito e buon proseguimento. Grazie, grazie al segretario provinciale del Sacco. Fase iniziale, ho detto, c'è un senatore, ha percorso oltre 1000 chilometri per essere presente, un amico nostro, senatore Montani, Dico Montani, parlamentare della Lega. Buonasera a tutti, beh, intanto grazie per l'invito, grazie per aver organizzato, grazie a chi è qua oggi, grazie ai cittadini di San Luca. Io 27 anni fa me lo ricordo abbastanza bene, perché ricordo che la mia coscienza di cittadino di questo bellissimo paese ha vacillato, perché mi ricordo che mi domandavo: ma cosa sta succedendo in questo paese? Perché era veramente un fatto grave quello di Capaci. Va sicuramente ricordato nel migliore dei modi, ricordandoci di questi eroi, perché eroe sicuramente lo è Falcone, ma sicuramente eroi lo sono anche quelle persone che insieme a lui hanno perso la vita. E la vita, ricordiamocelo, è il bene più importante che noi abbiamo. E bisogna sempre onorare la memoria di chi ha dato il bene più importante per questo Stato, per questo Paese, per queste terre. Dunque io vi chiedo un applauso veramente per ricordare queste persone. E un'altra cosa, perché ci tengo, visto che sono stato qua anche il 15 di agosto quando è venuto il Ministro degli Interni, vorrei, oggi commemoriamo ma festeggiamo anche un ritorno della democrazia in questo bellissimo paese. Ringrazio chi ha messo la faccia per candidarsi, so che non è facile perché oggi fare l'amministratore di un comune è diventato veramente un lavoro impegnativo e difficile, con molte responsabilità e poche risorse, però io mi voglio prendere un impegno qua davanti a tutti. Sono a disposizione della prossima amministrazione di San Luca. Vince chi vince non mi interessa, non mi interessa la bandiera politica, non mi interessa il colore, non mi interessa se mi è simpatico o antipatico, ma sono simpatici tutti e due i candidati e tutti i consiglieri sono sicuramente simpatici, però sono a disposizione dal 27 per lavorare per rilanciare questa città, che probabilmente ha un peso che sicuramente opprime, è un peso sicuramente di quelli difficili da portare, però se si mettono i cittadini andando a votare e sostenendo l'amministrazione che verrà eletta, ma anche l'opposizione, io credo che questo peso, se tutti ce ne portiamo un pezzettino per uno, non è poi così pesante e ce la possiamo fare. Chiudo dicendo viva l'Italia e anche viva San Luca. Grazie. Grazie al senatore Montani, grazie. Io direi che abbiamo finito, questo piacere continua a ricordare, continua a bruciare, continuerà a ricordare nei nostri cuori chi ha perso la vita per lo Stato, non solo le vittime di Capaci, le vittime di Viremello, le vittime del terrorismo, le vittime della criminalità e del dovere, di chi ha servito lo Stato in ogni sua parte, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dal sindacalismo, dall'associazionismo e così via. Quindi grazie a tutti, grazie, buon 23 maggio, ricordiamo Capaci, ricordiamo chi è morto per il nostro Stato. Viva l'Italia, viva San Luca. Yeah.
una giornata importante, per me è un onore oggi essere qua a San Luca in Calabria, perché dobbiamo commemorare nel miglior modo possibile una persona importante per il nostro paese come Falcone e la sua scorta, perché non ci dobbiamo dimenticare che purtroppo insieme a lui ha perso la vita anche delle persone che erano di scorta, e in un paese che è un simbolo, purtroppo un simbolo negativo, che però con fatica, con tanto sudore sta cercando di rialzarsi e di cambiare questa nomea non positiva. Il fatto positivo è che ci sono le elezioni a San Luca, che ci sono due candidati sindaco, dunque abbiniamo un momento di ricordo importante appunto del giudice Falcone con un ritorno della democrazia per i cittadini di San Luca. Ecco, io credo che questa veramente sia stata una giornata per me importante. Ho fatto più di 1500 chilometri per essere qua oggi, proprio perché città simbolo e ricordare un uomo simbolo del nostro paese. Una giornata storica, una giornata che fino a poche settimane fa era inimmaginabile che un sindacato di polizia venisse a commemorare la strage di Capaci proprio a San Luca. San Luca rappresenta ormai da decenni purtroppo una chiave negativa del nostro territorio, rappresenta quell'epicentro della criminalità organizzata, che speriamo che venga capovolto questo immaginario comune. Siamo qua a trasformare questa terra di mafia in presidio di legalità. Noi ce l'abbiamo messa tutta, siamo un sindacato di polizia, quindi un microcosmo nella società civile. Dovrebbe farla la politica queste iniziative, con tutta onestà, quello che facciamo noi, venire a parlare di legalità, venire a commemorare i morti dello Stato, soprattutto in centri difficili. Noi l'abbiamo fatto perché siamo convinti che soprattutto nei centri nevralgici, negatività, come può essere San Luca, possono essere altri comuni del circondario, se si parla di legalità, se si avvicinano i giovani su azioni positive, se non si fa cadere nell'oblio la memoria di chi è morto per servire lo Stato, ci può essere un senso di cambiamento concreto. Solamente così, trasmettendo quei valori di democrazia, trasmettendo quei valori di legalità, trasmettendo quegli esempi concreti di cosa significa servire lo Stato, si può cambiare veramente questa terra che è soffocata, da un'illegalità diffusa, che purtroppo è radicata ovunque, purtroppo è radicata nelle istituzioni, dove dobbiamo creare una linea di confine invalicabile che non può essere minimamente cancellata, si deve decidere la gente da che parte stare. Solamente stando dalla parte dello Stato, solamente stando dalla parte giusta si cambierà questa nostra terra.